USB sciopero generale, manifestazione nazionale a Taranto, no ai ricatti all'ex Ilva e nel resto del paese. Una iniziativa organizzata da USB che ha visto la partecipazione di gran parte della cittadinanza, studenti, associazioni, lavoratori. Un corteo che è partito dall'arsenale della Marina Militare. Lo sciopero credo che sia, dopo tanti anni, sia un primo segnale di unità, di ricompattezza che questa città, come dire, ricercava da tempo. Stamattina abbiamo presidiato le portinerie, c'eravamo noi come sindacato, c'erano tante associazioni di Taranto che stanno condividendo con noi questo tipo di percorso e oggi c'è stato un bel risultato dal punto di vista numerico. Le portinerie, come dire, abbiamo notato che i pullman che arrivavano erano vuoti, quindi la gente non è proprio partita da casa, quindi confermando quello che stiamo pensando e che stiamo predicando da tempo. C'è un livello di coscienza in quella fabbrica che si sta alzando e si sta maturando l'idea, un'idea chiara, che non se ne può più, non se ne può più di lavorare in una fabbrica che continua a provocare morti per infortunio e soprattutto per malattie. Punto qual è? Noi con le associazioni stiamo condividendo un percorso che deve portare alla chiusura delle fonti inquinanti, alla riconversione dell'economia cittadina, anche e soprattutto perché abbiamo l'obbligo di garantire un futuro ai nostri figli. Oggi è una giornata storica per questa città. Oggi finalmente siamo tutti insieme, uniti, sotto braccio, con un'unica parola d'ordine che ci deve accomunare tutti, che ci deve garantire un futuro diverso, un futuro che questa città merita. Chiudere tutte le fonti inquinanti. Questa città ha dato. Sono 60 anni che ci massacrano per il bene della nazione. Oggi siamo a Taranto perché la nostra organizzazione ha scelto di convocare uno sciopero generale, approfittando anche della concomitanza con lo sciopero dei ragazzi di Friday for Future, dello sciopero mondiale per l'ambiente che anche questo mese si tiene in questa giornata, perché vogliamo dare un segnale importante, il segnale che il lavoro non può andare oltre la tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza delle popolazioni. Il lavoro all'Ilva oggi è diventato l'emblema del lavoro sporco, di un capitale criminale che non si preoccupa della salute dei suoi operai, che non si preoccupa della salute dei cittadini dei siti in cui le fabbriche sono sistemate. Sono ormai anni che c'è un tentativo da parte nostra, da parte dei cittadini di Taranto, delle associazioni, di far sì che si trovi un modulo, un modello per impedire che la fabbrica sia una fabbrica di morte. Oggi abbiamo deciso di scegliere la parola d'ordine, chiudere queste produzioni inquinanti, basta con il ricatto del lavoro per quanto riguarda la salute. E oggi abbiamo voluto dare un segnale importante convocando qui a Taranto la manifestazione nazionale dell'USB, perché vogliamo portare ai cittadini, ai lavoratori di Taranto, non solo la solidarietà, ma la vicinanza alla loro lotta, perché la lotta dei cittadini e dei lavoratori dell'Ilva di Taranto è lotta di tutti, perché è lotta di progresso, è lotta di giustizia, è lotta contro l'aggressione del capitale, contro la natura e contro il lavoro. E chi dice che se chiude l'Ilva la città chiude è un pazzo che non si rende conto che se non chiude l'Ilva la città muore e la città sta morendo. Allora, siamo qui a Taranto, abbiamo deciso di fare la manifestazione nazionale a Taranto raccogliendo l'appello dei ragazzi, dei giovani, dei Fridays for Future, in questa nuova giornata di sciopero globale sulla questione del clima, che per noi oggi è Taranto, perché oggi Taranto è l'emblema di quello che si sta abbattendo sull'umanità. E perché oggi la città, i lavoratori sono sottoposti a un ricatto terribile, vergognoso, inaccettabile da parte della multinazionale dell'acciaio, che pretende di continuare a avvelenare e di avere l'immunità, pretende finanziamento pubblico per interesse privato, pretende ulteriore qualche migliaio di esuberi sempre a spese della collettività, chiede una riduzione dell'affitto.
Noi pensiamo che questo ricatto non si debba accettare, che i lavoratori, la città si deve ribellare, deve finalmente arrivare a una chiusura programmata di tutte le fonti inquinanti e quindi a una riconversione del territorio, perché Taranto, i cittadini di Taranto hanno diritto a un risarcimento dopo tutti questi anni in cui lo Stato e i privati hanno continuato a spargere veleni e oggi anche disoccupazione. Questa città ha bisogno di pretendere un futuro migliore.